Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, il suo libro I soldi della Chiesa, ricchezze favolose e povertà evangelica. Allora, Mimmo, innanzitutto, perché c'è così tanta confusione quando si parla di soldi della Chiesa? La confusione si genera soprattutto a causa dell'ignoranza, io penso, ignoranza dei dati proprio basilari. La grande confusione che c'è, per esempio, tra Vaticano, Chiesa italiana, Conferenza episcopale, parrocchia, diocesi, molta gente non conosce queste distinzioni e non sa che c'è una grande autonomia amministrativa e quindi anche economica fra questi diversi livelli. Si tende a mettere tutto nello stesso calderone. In secondo luogo, su questa ignoranza spesso si innesta un po' di malafede, nel senso che chi vuole attaccare la Chiesa oggi l'attacca soprattutto su due versanti: il versante economico, i soldi appunto, il versante sessuale e gli scandali che ben conosciamo purtroppo. Ecco, per cercare di sfatare tutto questo bisogna approfondire le conoscenze. Com'è nata l'idea di questo libro? L'idea nasce proprio dal fatto che, data l'ignoranza, data una certa malafede che c'è in alcuni ambienti, soprattutto mass mediatici, ho voluto riportare un po' di ordine nelle cose. E allora anche l'uomo della strada che si confronta con fake news spesso o con esagerazioni o con notizie distorte ha diritto di sapere come stanno in effetti le cose. Spero con questo libro di esserci riuscito o perlomeno di dare un piccolo contributo alla conoscenza. Ma insomma, per concludere, la Chiesa è ricca o povera? Direi che può essere tutte e due le cose messe insieme e senza scandalo, nel senso che certamente i diversi livelli della Chiesa, dal Vaticano all'ultima parrocchia di periferia, hanno a disposizione e gestiscono alcuni beni materiali, soldi, immobili, ad alcuni livelli anche azioni e transazioni finanziarie. Ma, e quindi da questo punto di vista la Chiesa potrebbe apparire ricca. Poi ci sono le opere d'arte, sappiamo il grande patrimonio che si è accumulato nel corso dei secoli. Dall'altro canto, però, dobbiamo sempre rapportarci a che cosa fa la Chiesa con queste risorse. E molto spesso, come abbiamo visto anche in questi giorni, l'esempio del Papa in questo senso insegna, queste risorse vengono messe a disposizione dei poveri e a disposizione dell'annuncio del Vangelo. Quindi, da questo punto di vista, la Chiesa è povera, nel senso che il suo cuore è distaccato da queste ricchezze materiali che usa solamente per il fine di annunciare la buona novella.